Allora, signori, guardate il video fino alla fine, vi dico solo, 17 kill, vittoria reale, delirio, risate, è successo di tutto in questo video. Lasciate un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, guardare il video fino alla fine, farlo vedere a tutti. Ah, e tra l'altro vi invito anche a creare un nuovo account perché, fidatevi, vi divertirete un casino. Ma detto questo, iniziamo. Signori, come potete vedere, siamo nella lobby e siamo a livello 1. Ci chiamiamo Foca-Trattino Penale. Ora, non chiedetemi perché mi sia chiamato così. Non chiedetemelo, cioè, non state neanche a chiedermelo nei commenti, che non ve lo dico, non ve lo dico. Metto pronto, iniziamo, ci troviamo la partita e speriamo che vada bene, non finisca in tragedia. In caso, vabbè, magari ne faccio un'altra, non lo so. Comunque, incrociamo le dita. Benvenuta a bordo del bus della battaglia. Ok, allora, vabbè, ovviamente abbiamo tutto bloccato, tutto nero. Io direi di buttarci a sabbie sudate. No! È vero, la sensibilità, no, la sensibilità. Male male, signori, male male, mi sono dimenticato di sistemare la sensibilità. Prova ad atterrare lontano dai giocatori nemici. Invece no, noi li vogliamo pushare tutti, tutti li vogliamo pushare. Però prima dobbiamo sistemarci la sensibilità. 3 hours later. Dovrei averla messa, ovviamente l'ho messo un po' a caso. Però dai, ci si accontenta. Abbiamo in realtà già un po' di roba. E dato che la gente in teoria è molto scarsa, volendo li potrei anche pushare. Vabbè, sinceramente non avevo sbatta di cambiarla. Abbiamo ucciso sto tipo. So che c'era altra gente, quindi vorrei anche un po' pusharli, perché alla fine non so niente di che. La safe ce l'abbiamo noi, sì. Non, una volta quando ho iniziato a giocare io, non c'erano tutte queste cose, tutti questi aiuti. Oh, sento già un bel lanciarazzi. Io direi di andarci di cattiveria. Oh, guardateli come si picchiano. Bravi ragazzi. Vieni qua, vieni qua. E uno è andato. E due. E due. Eh sì. Troppo facile, troppo facile, troppo facile. Ma ci sta, in realtà, ci sta. Anzi, mi diverto anche di più. Che bel lanciarazzoni. Ce lo prendiamo tutto. Ah, però abbiamo zero razzi, eh. Fa niente, ce li facciamo bastare. Ma sono zero, fa niente. M4 blu, ok, credo di avere l'inventario perfetto per vincere questa partita. Spero di trovare qualche mobility, così almeno ce ne andiamo. Sinceramente, di materiali non ne voglio neanche farmare più di tanti. Gli scudi non ne abbiamo, ma vabbè, non so quanto possano servire. Poi, magari arriva qualcuno che ci scassa e non è che dico che ora la devo vincere. Magari perdiamo e ne devo startare un'altra. Ma si spera di riuscire a vincerla. Ora vado ad esplorare un po'. Oh, siamo a livello 4. Incredibile! Allora, c'è da scegliere se andare o a Borgo, che è questo qui, o a Siepi. Io direi di andarcene magari a Borgo, che è più centrale, magari c'è più gente. E, XP, che non prenderò. E soprattutto, sperare di trovare qualcuno, perché, ok, divertente è divertente, però è più divertente se troviamo della gente. Ho fatto pure rima, è più divertente se troviamo della gente. Io, oh, magari all'agenzia, perché non mi sono buttato all'agenzia, che era centrale? Sono stato stupido. Niente, 37 persone rimaste, qua vedo che si picchiano come dei fabbri, ma vabbè, il nostro obiettivo è quello di vincere la partita e di scoprire nuovi luoghi, tipo Borgo Bislacco. Chi lo sapeva che c'era qui Borgo? Sento degli spari, allora mi apro un attimo la cassa in cerca di scudi, perfetto, esattamente ciò che volevo. E andiamo agli spari. Andiamo anche all'airdrop, sarà stra ricercato l'airdrop ovviamente, si spera. Oh, guardali là, perfetto, che belle le mie prede. Che anche loro hanno gli scudi, tra l'altro. Le mie prede hanno gli scudi? Come si permettono le mie prede? Ta-t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 a
zitto perché mi immagino tipo i fenomeni tipo Tfue, Ninja, tutti quelli là, no? Che praticamente loro giocano ed è come se giocassero sempre contro gente a livello 1. Cioè, perché vabbè, c'è gente che è troppo forte, no? Quindi, cioè, io dico, boh, è come se loro giocassero sempre contro gente di livello 1. Devastante, cioè, alla fine ti diverti un cifro se giochi contro gente di livello basso, ma un cifro, ma un cifro. L'agenzia, luogo scoperto. Salve, sono anch'io, voglio partecipare anch'io. Ok, 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 signori. Mitragliata blu, ce la prendiamo. Sento altri spari, sento altri spari. Oh, sapete che sono più forti gli scagnozzi dei tipi. Ok, e lì c'è l'altro. Ok, ti vengo a prendere, ma ti vengo a prendere, ovviamente, se riesco a costruire. Ok,
Va bene, è stata una cazzata. E 8 kill le abbiamo già fatte. Ora dovrei mettere la jump. Ma in realtà... Ah, guardalo lì l'elicottero. Ma che cazpita. Oh, l'elicottero tanto amato. L'elicottero tanto ambito. Così almeno vi porto anche un gameplay con l'elicottero. Che tra l'altro ci avevo fatto un video di vincere appunto una partita solo sull'elicottero. Se non l'avete ancora visto, vi invito ad andarlo a vedere. Ora andiamo giù di sprint, sperando di trovare qualcuno. In caso così non fosse, niente. Comunque, appena troviamo qualcuno, ci buttiamo a capofitto. Allora, sento degli spari qua nella foresta. Parcheggio un attimo il mezzo e me ne vado nella foresta. Ok. Guarda quello col lanciarazzi oro. Cioè, qualcuno mi sta dicendo, dai, su, prendi il lanciarazzi oro. Vabbè, comunque, sentivo altri spari qua nella forest. Riprendiamo l'elicottero? Sì. Allora, uno è lì e l'altro, chi è che spara? Ah, è qua. Ti ho visto. Ah, guardalo lì. Oh, non moriva. Mid the Messer. Oh mio Dio, Messer, la mia nemesi. Master versus Messer. Oddio, non ci credo. Comunque, qua c'è un tipo che spara da 3 ore. Oh, guardalo là. Pop, 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 pop,
venite qua che vi uccido tutti. Vi elimino tutti. Crocodile Bird. Ok. Arrivo. Boom, boom. Quante kill siamo? 13 kill. Non ci arrivo a 20. No, non ci arrivo a 20. No. Ora tu muori. Dai, che palle. Attenzione, questo costruisce un maiale. È fortissimo. È fortissimo. Comunque i livelli si fanno belli easy. Siamo già a 10 livelli. Tra l'altro ho scoperto che per fare l'arena bisogna essere a livello 15. Quindi se voi volete creare un nuovo account... lama. Oddio, lama. Potremmo... va bene, potremmo prenderlo, ma non ci interessa. Dicevo, se volete fare l'arena, appunto dovete essere a livello 15. Sento degli spari. Metto un attimo la jumps, così gli vado addosso. E magari combiniamo qualcosa di buono, sì. C'è un altro tipo qua. Che botte, che botte. Stai calmo, stai calmo. Mi faccia scudare un attimo, va là. Mi facci scudare. Ok. L'ho lasciato fare. Siamo 1v1. Attenzione, 1v1 situation. Oh my god, master. 1v1 situation. Speriamo pure la cesta. Così, just for fun. Fide, sei lento. No, è lentissimo. Oh, oddio, non riesco a costruire. L'ho visto. Nel dubbio, ti ho lasciato in vita per fin troppo tempo. Biatch. Biatch, biatch, biatch. Agente segreto, legacy, aggiornata. Quante kill abbiamo? Non ho visto. Tipo 16, 17. Troppo facile, facciamo... No, volevo fare il ballettino quello standard. Vediamo. 17 kill. Ok. Ritorniamo alla lobby, signori. Mi tolgo le cuffie, come è giusto che sia. Signori, che dire, è stato facile, fin troppo facile, 17 kill per noi. Se volete divertirvi, signori, vi invito a creare un nuovo account, ovviamente il vostro ve lo tenete, ripartite da zero, vi fate qualche partita così per ricordare i vecchi tempi e fidatevi che vi divertirete e non poco. Detto questo, signori, spero che questo video un po' particolare vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora con un nuovo video. Ciao!